il Pescara fra campionato e mercato, come spesso accaduto anche in passato con l'approssimarsi della fase calda e decisiva della stagione, tornano a rincorrersi e accavallarsi anche le voci sul futuro di squadra e tecnico. I giocatori biancazzurri saranno però più che mai arbitri del futuro prossimo. Arrivare ai playoff resta un imperativo assoluto, su quello che accadrà invece in estate è difficile in questo momento fare previsioni. All'orizzonte c'è il fanalino di coda del torneo Brescia e in riva all'Adriatico ci si augura che una rondinella non faccia primavera. I lombardi saranno praticamente all'ultima spiaggia, il Pescara però non potrà fare regali. Anzi, sarà obbligato a fare risultato pieno perché solo in questo caso si potrebbe sperare di migliorare una posizione di classifica che nella griglia della pool promozione vede Fiorillo e compagni in un piazzamento di classifica non proprio ideale, senza contare che alle spalle Perugia, Lanciano e Bari premono per il sorpasso. Dopo il pari del picco bisognerà battere il Brescia che dal canto suo arriva alla sfida dell'Adriatico dopo giorni caldissimi e con una contestazione feroce dei tifosi. In casa biancazzurra torneranno a disposizione Memusciai e Bjarnason, due pedine fondamentali nello scacchiere di Marco Baroni. Con quasi tutti i titolari a disposizione il Delfino avrà un solo compito, conquistare i tre punti. Nel Brescia, che dovrà rinunciare a Benali squalificato, potrebbe tornare in campo l'ariete Caracciolo. Si diceva del mercato, non è un mistero che la società biancazzurra abbia messo gli occhi sul bomber del Teramo, la Padula. Trattenere Melchiorri, blindato da un contratto fino al 2018, non sarà facile. Lo stesso discorso vale per i vari Memusciai, Bjarnason e Politano. Tutto dipenderà però da quello che saprà fare la squadra da qui al termine della stagione. Anche il futuro di Marco Baroni è incerto. Una conferma dipenderebbe anche da quello che la sua squadra riuscirà a fare da oggi e fino a giugno. Ma ora bisognerà pensare solo al Brescia e non lasciarsi suggestionare dalle solite sirene di mercato.